Ognuno di voi, immagino, conosce uno, magari in ufficio, un amico che fa sempre il figo, che dice: "Ah, io sono chi sa il potere di fare, se voglio faccio così, eccetera." Poi, quando bisogna veramente agire, quando bisogna dimostrare veramente di conoscere, tutto fumo, niente arrosto. Perché faccio questo esempio? Perché dopo le dichiarazioni di venerdì sera, dopo Lazio Milan, lo Tito ha lanciato una bomba importante, no? Ha detto che la Lazio si farà sentire, che la Lazio non può accettare questo comportamento, questo atteggiamento degli arbitri, non è Di Bello il primo esempio, eccetera, eccetera. Bene, hai dichiarato che ti muoverai, che farei qualcosa. Adesso io mi siedo qua e aspetto di vedere quello che combina Claudio Lotito, no? Perché lo sentiamo nelle interviste, io ho fatto, io così, io sono importante, io in Senato, eccetera, le leggi faccio così. Vediamo se dopo le tante chiacchiere, i latinismi, eccetera, veramente fai qualcosa di concreto per questa Lazio. Se veramente dopo questa serie di arbitraggi, perché non ci dimentichiamo Maresca, Lotito veramente combina qualcosa, se veramente succede qualcosa. L'ho detto ieri nel video, è evidente che gli arbitri sono il braccio armato di Gravina. Lotito ha intrapreso questa battaglia con il presidente della FIGC. Gravina non è riuscito a escludere Lotito dal calcio, perché da questo punto di vista Lotito è bravo, ma lo fa pagare alla Lazio. E quindi Lotito deve vincere la battaglia col suo diretto rivale, che è Gravina. Vediamo, perché Lotito si è espresso, si è sbilanciato venerdì e adesso voglio vedere cosa succederà. Abbiamo visto che Di Bello è stato fermato 1 mese, è una sanzione ridicola, perché qua non parliamo di un errore arbitrale, parliamo di tanti errori arbitrali. A tale proposito, permettetemi, perché non abbiamo approfondito molto il discorso dell'espulsione di Pellegrini, che poi cambia la partita. Sono andato molto di più sul rigore. Su Pellegrini ho letto delle vaccate incredibili, incredibili. Io sono il primo a dire che Pellegrini è stato ingenuo. L'arbitro non ha fischiato, tu non ti fermi, calci la palla fuori. E là è stata un'ingenuità di Pellegrini. Ma Sport Italia ha dimostrato con un video che Di Bello, ah, non è vero che non aveva visto il contatto di Castellanos, anzi, è girato e vede Castellanos per terra con le mani in testa e sta per fischiare fallo. Si rigira, vede che Pulisic ha fregato il pallone a Pellegrini e capisce che può essere un'azione pericolosa per il Milan e non fischia. Dimostrazione, secondo me, di malafede. Il fallo su Castellanos è evidente. Il regolamento in quel caso è chiarissimo, è fallo, non si discute minimamente. Di Bello lo ha visto, il quarto uomo sta là, non può non averlo visto. Di Bello fa finta di non vedere e espelle Pellegrini. Mi sembra un errore clamoroso, ma soprattutto un errore di proposito. Non è che Di Bello non ha visto, Di Bello ha ragionato. Il Milan sta andando via in contropiede. Se fischio, rischio di rovinare un'azione gol del Milan. In più, avviso subito la stupidaggine dei Pellegrini, cartellino rosso indiscutibile, ho penalizzato la Lazio, ho realizzato il mio scopo. Aggiungo che nel primo tempo Di Bello dà 1 minuto di recupero, il calcio d'angolo, il Milan ha un calcio d'angolo a 46 e 10 secondi, lo fa battere, nonostante non ci sia stato nessun tempo perso dal minuto di recupero. Giusto per dare un'occasione al Milan di segnare. Calcio d'angolo, recupera subito palla Lazio e fischia immediatamente Di Bello, dimostrando ancora di più la malafede. Chiudo questa parentesi perché non avevamo affrontato questo discorso. Qualche milanista è riuscito a giustificare Di Bello anche là. Che dire, Pellegrini commette un'ingenuità perché, sapendo che giochi con la maglia della Lazio, dovevi calciare via il pallone. Però là è fallo tutta la vita e l'errore di Bello è clamoroso, ripeto, il mese di squalifica è veramente ridicolo e ingiustificabile. Di Bello deve essere radiato, mandato via o retrocesso in Lega Pro. Un mese non serve. Ma questo mese di squalifica non è per il potere di Lotito, non è per le frasi di Lotito. Ecco, da oggi Lotito deve dimostrare di essere in grado di vincere queste battaglie, perché se no ci rimette la Lazio.
E io ho forti dubbi, onestamente. Lo Tito mi ricorda tanto quell'amico che dice: io ho fatto, io faccio, io ho questo potere, io se voglio faccio, e poi non fa niente. E si inventa la scusa: no, ma è successo questo, eccetera. Chi ci rimette la Lazio? Chi ci rimette i tifosi? Lo Tito ha intrapreso questa battaglia, secondo me, sbagliata, perché o hai la certezza di poter cacciare Gravina, o se ti metti contro il presidente della FIGC, sai che in un modo o nell'altro te la farà pagare. E noi staremo qui ad aspettare. Ovviamente, io mi auguro che lo Tito riesca a vincere questa battaglia, che dopo le dichiarazioni di venerdì succeda qualcosa, anche perché, va detto, Lazio a parte, Gravina sarebbe stato cacciato in qualsiasi altro paese del mondo. In Inghilterra, Gravina, il giorno dopo in cui l'Inghilterra falliva la qualificazione per i mondiali, Gravina era cacciato calci nel sedere. In Italia è ancora lì. Scandalo doping, scandalo scommesse, scandalo plusvalenze, Gravina sarebbe stato cacciato in qualsiasi paese del mondo, tranne in Italia. Per cui sicuramente Gravina non merita di essere il presidente della FIGC. Ma in Italia ci incolliamo alle poltrone e quindi per me e per lo Tito sarà complicatissimo, complicatissimo. Speriamo che abbia la forza, il peso politico di vincere questa battaglia e soprattutto speriamo che non sia una battaglia lunga, perché quest'anno il campionato è stato compromesso per la Lazio, per questo motivo e anche per deficienze biancocelesti, ma sicuramente l'impatto degli arbitri è stato importante. Ecco, io sono qua, mi siedo, aspetto. E sarò il primo ad applaudire lo Tito se riuscirà a vincere questa battaglia, se riuscirà a cacciare Gravina, però sarò anche il primo a contestare quando la Lazio nuovamente sarà penalizzata dagli arbitri, dalla FIGC, perché lo Tito continua questa battaglia contro Gravina. Ripeto, lo Tito è intoccabile, adesso è senatore a vita, senatore, e finché non fa qualche errore clamoroso, Gravina non può cacciarlo dalla Lazio. E quindi lo Tito sta lì, ma chi ci rimette siamo noi, tifosi biancocelesti. Questo ovviamente è il mio giudizio. Qual è il tuo? Scrivimi, metti qua sotto. E mi raccomando, se la pensi con me, dimmelo nei commenti e se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici. Grazie ragazzi.